Approvata la riforma urbanistica. Il Piemonte ha un nuovo strumento per la tutela e l'uso del territorio. La legge di riforma urbanistica è stata approvata con alcuni emendamenti il 19 marzo in aula, con 31 voti favorevoli, 6 contrari e 14 astenuti, al termine di una lunga e complessa discussione avviata nel luglio 2012. Il testo, che aggiorna e modifica la legge Astengo, prevede una sostanziale semplificazione con l'eliminazione delle procedure superate dal quadro normativo nazionale e regionale. Variazioni in giunta e nel Consiglio regionale. Nelle sedute del 19 e 20 marzo sono state comunicate variazioni nella giunta e nel Consiglio. Entrano a Palazzo Lascaris i consiglieri PD Gianni Oliva ed Elio Rostagno, in sostituzione dei neoparlamentari Mino Taricco e Stefano Lepri. Nuovo assetto anche in giunta, dopo le dimissioni di Paolo Monferino e il ritorno in Consiglio di William Casoni e Elena Maccanti. Nominati assessori il consigliere Gianluca Vignale e come esterni Gilberto Picchetto Fratin, Agostino Ghiglia e Riccardo Molinari. Con Libera contro le mafie. Una rappresentanza di consiglieri regionali ha partecipato alla cerimonia di lettura dei nomi delle vittime delle mafie a cura dell'associazione Libera in Piazza Castello a Torino. Il Consiglio regionale del Piemonte è stato presente inoltre alla 18ª edizione della Giornata della Memoria dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa dall'Associazione Libera e Avviso Pubblico Firenze. Per la raccolta differenziata nelle aule EDISU. È stato presentato nella Biblioteca Internazionale di Via Sant'Ottavio a Torino il progetto Raccolta differenziata nelle aule studio dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte EDISU. Il progetto, promosso dalla Commissione Case e Ambiente della Consulta Regionale dei Giovani con EDISU, AMIAT e Comune di Torino, si propone di sostenere tra i giovani e gli studenti una campagna di sensibilizzazione al corretto svolgimento della raccolta. Catalogo Il Re e l'Architetto. Promosso dal Consiglio regionale, è stato presentato a Palazzo Lascaris il catalogo della mostra Il Re e l'Architetto, viaggio in una città perduta e ritrovata, percorso immaginario e suggestivo fra i palazzi della Torino del XVIII secolo. La rassegna è allestita all'Archivio di Stato di Torino fino al 30 aprile. Nel volume il visitatore ha come accompagnatore Onorato De Rossi, autore di una guida di Torino del 1781, a cui si aggiungono altri scrittori settecenteschi.